Nel settembre 2021, padre Federico, per riparare un cavo dietro un coro ligneo quattrocentesco, ha fatto calare il suo cellulare appeso a un filo per realizzare un video dove compariva un Cristo in pietà dipinto in una nicchia. Della scoperta sono subito stati informati Sovrintendenza, Comune e Fondazione Carim. Grazie anche al contributo del Rotary Club di Rimini è partito il progetto di recupero dell'opera, collocabile nel tardo 300, per arrivare alla sua fruizione. Dal punto di vista nostro è un valore artistico ma anche spirituale perché è legato alla presenza dei frati qui che richiama la presenza anche di San Francesco. Quindi un ricostruire la storia della vita religiosa di fede di questo luogo. Che ha già una storia importante. Certo, storia importante perché ricorda la permanenza di San Francesco per un periodo in questo luogo e poi c'è la testimonianza del cipresso attribuito proprio a San Francesco che abbia piantato il bordone da pellegrino da cui poi è cresciuto il cipresso che è il cipresso più antico d'Italia, un albero monumentale, un vero e proprio monumento. Si scopre una nicchia di preghiera con l'immagine del Cristo in pietà, il mezzo busto del Salvatore con le ferite sopra il sepolcro. Non possiamo ancora vederla direttamente, solamente un video ci ha dato la possibilità di presentire la sua forma, quindi ogni affermazione dal punto di vista storico-stilistica è puramente ipotetica. Però appunto tra le ipotesi possiamo immaginare che questa pittura murale, questo affresco, deve risalire al tardo Medioevo, al passaggio fra il 300 e il 400. A questa altezza, possiamo dire, già si è diffusa pienamente un'iconografia appunto di origine orientale, che noi chiamiamo imago pietatis, è la grande o suprema umiliazione per gli orientali, o per paradosso il re della gloria, che soprattutto in ambito devozionale ottiene un grandissimo successo. Perché da una parte vi è una consistenza liturgica dell'immagine, il Cristo nel sepolcro è come il sacrificio dell'ostia sull'altare. Dall'altra, proprio la visibilità patetica del volto addormentato nella morte, delle ferite, permette in qualche maniera la purificazione attraverso le lacrime, la partecipazione del devoto alle sofferenze del Salvatore. E vediamo che questo modello diventerà straordinariamente importante per tutta l'arte del nostro Occidente, Donatello, Giovanni Bellini. Qui siamo in un periodo precedente, siamo appunto all'interno di un Trecento che vede consumarsi la cosiddetta scuola riminese, termine filologicamente poco corretto ma assolutamente efficace, e vede presenze veneziane e bolognese sul nostro territorio. È l'inizio, no, di una grande storia, dell'iconografia. La scoperta che oggi abbiamo presentato inizia un percorso che vorrà portare ancora più storia, più comunità intorno a questo convento che già fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra vita. Verucchio è nel panorama dei comuni anche della provincia di Rimini sicuramente ricco di storia, di arte, di cultura e questo sicuramente va ad arricchire quella che è già l'offerta importante. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini è il solito contributo di attenzione alla cultura, alle opere d'arte. In questo caso diciamo che siamo stati anche fortunati perché questo rinvenimento, questo svelamento fortuito, occasionale, è di un oggetto che è del tardo 300 ed è noto che sul 300 riminese, la Fondazione Cassa di Risparmio nel corso di 30 anni ha investito idee, denari, ipotesi di sviluppo e quant'altro. Quindi una cosa di questo tipo non poteva che trovare nella Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini un soggetto e un interlocutore credibile, autorevole, in grado da fare un po' da coordinatore per questa iniziativa che sono convinto che riscuoterà molto molto successo e molta attenzione anche da parte della comunità riminese.